e passo la parola a Maria Pia. Bene, allora grazie molto a Renata Toninato. Buongiorno a tutti, benvenuti. Naturalmente avremmo preferito un incontro in presenza, ma data la situazione, adesso vanno di moda questi webinar e noi ci adattiamo. Il futuro del vino italiano, qualità, sostenibilità, territorio, questo è il titolo di questo incontro che non vuole essere un convegno, anche se di cose da dire ce ne sarebbero davvero molte, ma più che altro una conferenza stampa per presentare questo report che ci parla del presente e delle sfide del Conegliano Valdobbiadene e del Prosecco Superiore di OCG. Per parlarne si sono messi assieme il consorzio di tutela, non ve lo leggo tutto quanto il nome, assieme a Simbola, la Fondazione Simbola, che come sapete si occupa delle eccellenze italiane e si preoccupa di farle conoscere e di farle emergere. E qui emergeranno cose molto interessanti, credo, grazie anche a tutti i nostri interlocutori e naturalmente credo che possiamo anche farli vedere subito Innocente Nardi, che è lo storico presidente del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, Ermete Realacci, che invece è collegato da Roma ed è presidente della Fondazione Simbola e che mi ha invitato a partecipare questa mattina, e poi due ospiti fortemente coinvolti nella relazione e redazione di questo report, che sono Katia Bastioli, amministratore delegato di Novamont, che come forse saprete è un'azienda italiana, ma internazionale, di livello internazionale nel settore delle bioplastiche e della biochimica, e poi Francesco Venturini, che invece è l'amministratore delegato di Enel X, Enel naturalmente, quindi fa parte di questo grande gruppo italiano e mondiale. Enel X si occupa di presentare, di proporre soluzioni energetiche che siano sostenibili. E credo che saluto naturalmente tutti quelli che sono collegati, a partire dai colleghi giornalisti. So che ci sono moltissimi viticoltori, credo di aver sentito parlare di oltre 300 persone, quindi state con noi, non vi ruberemo tempo, cercheremo di darvi delle competenze, di farvi ascoltare cose interessanti. Ecco, questo direi che è il nostro programma. Non so se ci sia anche il nostro ospite X, lo chiedo a Renata se è già collegato oppure no. Non è iscritto nel panel, c'è? Si sta per collegare, ma mi hanno detto appunto intanto di E iniziare allora noi breve. possiamo sicuramente cominciare con Innocente Nardi. Io non so se valga la pena ricordare che il consorzio riguarda 182 case spumantistiche, 480 vinificatori, 3.000 e quasi 3.500 famiglie che insistono su un territorio di 15 comuni, tutti in provincia di Treviso. Nel 2019 le colline del Prosecco sono diventate patrimonio UNESCO, questo direi che è un cappello importante da ricordare, e nel 2019 è uscito definitivamente dalla lavorazione dei viticoltori il famoso glifosato. Lì non si usa. Innocente Nardi, insomma, è intensa la vostra partecipazione come consorzio nei confronti dei viticoltori di questo territorio. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai partecipanti, buongiorno ai relatori e grazie per l'opportunità di presentare un lavoro che è partito nello scorso anno, 2019, e che viene presentato in un contesto indubbiamente particolare, un periodo di grande emergenza e di grande difficoltà. E che questo può rappresentare, come dire, un'opportunità proprio per cercare di rilanciare l'economia in generale e il territorio in particolare da una crisi appunto dettata dal Covid-19. Io credo che il consorzio, come diceva Maria Pia Zorzi, ha scommesso sulla qualità e sul valore del proprio territorio, del proprio prodotto. Le colline le colline di Conegliano Valdobbiadene sono un territorio unico, un territorio vocato alla coltivazione della vite, patrimonio dell'umanità per il paesaggio viticolo, quindi interazione uomo e natura e territorio, ed è sempre stato questo territorio un laboratorio di innovazione.
ma lo è stato negli anni, se pensiamo che qui è nata la prima scuola enologica, abbiamo un polo culturale viticolo enologico con il CREA e l'Università di Padova, che è il proprio campus a Conegliano di assoluto livello. Qui, grazie soprattutto ad Antonio Carpenè, ha interpretato un modo di bere il vino, la bollicina, che è diventato un nuovo modo, uno stile italiano nel mondo nel bere appunto questa bollicina che si chiama Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Qui è nato la prima scuola enologica, la prima strada del vino in Italia nel 1966, quindi proprio anche a testimonianza che era necessario collegare la produzione con il territorio e soprattutto l'enoturismo. Abbiamo creato questa denominazione nel 69, soprattutto i nostri padri, volta a darsi delle regole e cercare di improntare le produzioni chiaramente nel lavoro. Siamo consapevoli, e qui è partito un percorso già dal 2011, che produrre era necessario, presupponeva una tutela del territorio. Era importante custodire e mantenere in buona salute il territorio. Quindi dal 2011 è stato introdotto il protocollo viticolo, che è un insieme di regole e pratiche agronomiche improntate proprio alla sostenibilità ambientale. Abbiamo in questi anni abbandonato diversi fitofarmaci, comunque autorizzati dalle autorità europee e italiane, a favore di prodotti a più basso impatto per l'uomo e per l'ambiente. Come è stato detto, grazie soprattutto a un modello sinergico tra produttori e amministrazioni pubbliche, penso alle amministrazioni comunali, dal 1 gennaio 2019 è stato adottato dalle 15 amministrazioni comunali della nostra denominazione un regolamento intercomunale, quindi proprio la capacità di interagire tra amministrazioni, di polizia rurale che ha vietato il glifosato, e adesso possiamo dire che siamo la più grande area europea ad averlo vietato, questo diserbante. E ovviamente il percorso della sostenibilità è un percorso, io dico, senza fine, è un'asticella che si alza di giorno in giorno, perché la percezione di qualità aumenta. Nel 2019 abbiamo avviato la collaborazione con Fondazione Simbola, perché è un autorevole riferimento della cultura ambientale. Scusi se la interrompo, Presidente, nel frattempo si è collegato anche il Presidente della Regione Veneto. Ciao Luca. Allora, stavamo parlando delle qualità del territorio, interrompiamo per un momento Innocente Nardi. Buongiorno alla Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Ciao, tra l'altro, Presidente, Genius Loci, sì, ce l'ho anch'io, ma non si può adesso. Genius Loci anche lei, perché è di San Vendemiano, quindi fa parte di uno dei 15 comuni che fanno parte del consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore di OCG. Grazie per questo saluto. Grazie. In quanti siamo collegati? Tanti. 245. Bene, un saluto a tutti. No, ringrazio il Presidente. Sono 300 collegati a parlare, collegati in tutto sono 300 rotti, no? Bene. No, volevo dire, ringrazio il Presidente Nardi per questa opportunità e ermettere Alacci come simbolo. Quindi mi complimento anche per il bel lavoro che Ermete ha portato avanti e sta portando avanti. E posso dire anche un po' con il cuore, visto e considerato che ti sei mosso in tempi non sospetti con il consorzio di tutela per fare ovviamente quello che si dovrebbe fare in un sito patrimonio dell'umanità. E penso che noi, da questo studio di Simbola, io l'ho letto, lo studio, ho visto le scelte che si stanno facendo, di fatto si va a creare un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. E quindi ancora una volta le colline di Conegliano e Valdobbiadene, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene si mettono a disposizione. Nardi ha avuto la felice intuizione di portare avanti la sfida, ad esempio, del glifosato e di altre scelte innovative. A me fa piacere che si cresca sulla filosofia, con la filosofia della sostenibilità, penso che sia il futuro. Io penso sinceramente che si dovrà
certificare alla fine il vigneto, l'ambiente e anche il processo, no? Perché alla fine da questo territorio ci si aspetta che ci sia una certificazione totale dal punto di vista ambientale. Mutuare buone pratiche con il Prosecco vuol dire poi diventare anche riferimento a livello internazionale. È innegabile che oggi quello che accade nel Prosecco fa scuola, fa notizia, è come se queste attività fossero fatte in altre zone viticole importanti, penso quella dello Champagne. Per cui abbiamo anche la responsabilità di indicare la via, no? E a me spiace però che ci sia ancora qualcuno che sostiene che quelli del Prosecco sono degli inquinatori. Vorrei ricordare che le pratiche agricole in campagna con l'utilizzo di fitofarmaci o di altri presidi chimici proprio nelle nostre zone sono di gran lunga inferiori a quello che accade nella stessa fascia climatica. La vite ha una particolarità che usa dei protocolli simili in tutto il mondo nei trattamenti in campagna. Ecco, nel Prosecco già la virtuosità la si respira. Infine voglio dirvi solo una roba, che si sta andando avanti, con l'associazione sta lavorando per quel che riguarda la gestione del sito. Abbiamo perso purtroppo causa coronavirus un po' di abbrivio e di interesse molto che c'è a livello internazionale per visitare queste zone, però questo momento di crisi, di difficoltà ci permette anche di lavorare magari con più tranquillità, non in emergenza rispetto a possibili visitatori, e creare veramente quello che si dovrebbe creare, questa sorta di museo open air, cioè questo luogo unico da visitare, e lo si capisce insomma dal pannello che ha il presidente Nardi dietro a sé, da una dimensione che è un quadro che si potrebbe esporre in qualsiasi museo del mondo. Grazie Presidente, credo che questa sia la prima uscita che fa extra Covid, perché di solito parla solo di Covid. Sì, quello sì, ma per il Prosecco questo è altro, dai. Ecco, allora, noi la lasciamo, immagino sia lì alla Protezione Civile Marghera. Sono qui a parlare di sanità, per questo ho fatto vedere la mascherina. Pronti a intervenire? Allora ci daremo appuntamento quando si potrà brindare. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie al Presidente Luca Zaia, il quale ci ha parlato di responsabilità, indicare la via anche a livello internazionale. Quindi siamo i primi. Stavamo parlando con Innocente Nardi, però qui ha sollevato un piccolo problema, così andiamo a vedere un momento. Ha parlato di turismo, di enoturismo. Credo che questo che sta facendo il consorzio vada proprio a premiarlo, perché nel report dell'anno scorso non solo si è parlato di un'annata record con 92 milioni di bottiglie vendute per un valore di 524 milioni di euro, ma anche si è andati a vedere che l'enoturismo e la degustazione sono valsi in più il 13% sul 2018 e hanno interessato 460.000 visitatori. Allora Nardi, per concludere con lei quello che stava dicendo velocemente, eravamo rimasti al Genius Loci e alla vostra responsabilità nel lavoro che state facendo come consorzio con i vostri viticoltori. Sì, il ragionamento è quello di alzare sempre di più il concetto e la cultura della sostenibilità, una sostenibilità a 360 gradi. L'aspetto legato alla riduzione della chimica sta diventando uno dei pilastri della sostenibilità nel territorio del Conegliano Valdobbiadene, perché appunto insieme alla collaborazione di Simbola, che rappresenta, come dicevo, il fare bene italiano, cioè il coniugare la sostenibilità ambientale con il fare bene, con la qualità di un territorio, e soprattutto il fatto che ci ha permesso di avviare delle collaborazioni come quella che viene presentata oggi anche con Enel X e Novamont, porta e fa sì che questo territorio vada nella direzione di implementare questa cultura della sostenibilità, sia nella riduzione della chimica, sia nell'uso razionale delle risorse idriche, nella emissione e valutazione della, del consumo energetico e emissione della CO2, nella protezione del territorio. Noi abbiamo i ciglioni e la biodiversità che devono essere sempre più valorizzati, e nel recupero e riciclo dei sottoprodotti ottenuti dal processo di lavorazione sia in cantina che in vigna. Questa è la sfida sulla quale vogliamo rapportarci, perché crediamo che soprattutto in questo momento il consorzio debba essere debba avere un ruolo determinante quale costruttore di comunità,
e costruttore di futuro. Vogliamo dare delle opportunità alle generazioni future proprio improntata su una logica che poggia sulla qualità dei territori. Grazie Innocente Nardi. Allora, abbiamo parlato di qualità, di valore. Diciamo che il presente del consorzio per molti forse è ancora un futuro. Voi siete già degli innovatori. E allora parliamo anche con il presidente della Fondazione Simbola, Ermete Realacci, collegato con noi da Roma. Abbiamo visto che questo report si focalizza su alcuni punti principali: sostituzione o riduzione chimica, gestione idrica, gestione del suolo e biodiversità, riduzione delle emissioni di CO2 e quindi un'attenzione particolare ai consumi energetici e, come diceva il Presidente poco fa, riduzione e riutilizzo dei sottoprodotti e packaging. Si parla anche di tecnologie 4.0 e di droni. È proprio così, Realacci? Sì, il rapporto è molto ricco e, come diceva Renata prima e come tu sai bene, Maria Pia, grazie anche per aiutarci in questo racconto, diciamo, è un rapporto di 100 pagine, non voglio spaventare nessuno, ma ci sono molte proposte, molti dati, molte analisi, che però hanno dietro, diciamo, una filosofia che è quella che Innocente prima illustrava e coglieva anche il presidente Zaia. Cioè l'idea è sostanzialmente di capire dove dobbiamo andare, lo dico in termini un po' semplici. Ovviamente questo lavoro è partito da molto tempo, si è incrociato anche con il lavoro della candidatura a sito dell'UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiatene, ma in questo momento questo lavoro, se vogliamo, rafforza ancora il suo valore, perché è un lavoro pensato per capire qual era la direzione che non solo il Prosecco di Conegliano Valdobbiatene, ma il nostro paese deve imboccare, diciamo. Noi come Simbola siamo occupati da molto tempo della questione del vino. Io ricordo che il primo studio lo facemmo nel 2006 assieme alla Coldiretti, a 20 anni dal metanolo. Il metanolo è stata in parte una metafora per un passaggio che tanti parti dei prodotti italiani hanno fatto. A un certo punto il vino aveva scelto una strada, grande quantità a basso prezzo. Su questa strada cominciò l'adulterazione dei prodotti. Una partì in Piemonte, una adulterazione criminale, incosciente. I fratelli Ciradegna usarono il metanolo per fare il vino adulterato. Morirono 19 persone, altre rimasero menomate in maniera permanente e ci fu un crollo del vino. Cosa è accaduto dopo? È accaduto che senza, diciamo, che qualcuno lo decidesse, il pubblico innalzò il livello dei controlli, le istituzioni furono più attente, il mondo del vino ha imboccato un'altra strada. Non più qualità a basso prezzo, ma qualità legata al territorio. Noi oggi produciamo un terzo in meno del vino rispetto a quello che producevamo alla metà degli anni Ottanta, ma il nostro vino vale molto di più. E vale molto di più. Negli anni Ottanta noi esportavamo 800 milioni di euro di vino, adesso siamo sopra i 6 miliardi di euro e abbiamo battuto i concorrenti. Con i francesi ancora siamo sotto come livello di valore dei prodotti, ma rispetto ai grandi paesi emergenti, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Cile e California, l'Italia è andata avanti. Perché? Perché ha scommesso sulla qualità, sull'intreccio fra storia, natura, cultura, bellezza, incluso i prodotti, per esempio i vitigni autoctoni, no? E ha creato un rapporto fra i vini e il territorio, i vini e l'Italia, i vini e gli altri prodotti italiani, i vini e il turismo, che è unico al mondo. Allora, questa strada è quella che hanno fatto tante produzioni italiane, anche del manifatturiero, incrociando questi vari fattori. Questa strada è quella che noi vogliamo, in qualche maniera, proiettare nel futuro con questo rapporto, in cui il tema è la sostenibilità, ma sostenibilità, lo diceva già Innocente prima, significa anche qualità per tanti cittadini, non è soltanto la necessaria difesa della salute, dell'ambiente, la lotta alla crisi climatica, no? Ma significa qualità dei prodotti e quindi valore dei prodotti. Ecco, in questo rapporto noi analizziamo in maniera puntuale le cose che già oggi si possono fare. Vengono analizzate 40 tecnologie dei settori che tu indicavi, cioè nella sostituzione e riduzione della chimica. Lì
Il glifosato è una specie di simbolo, eh? Questo lo dico con forza, cioè, anzi lo voglio dire in maniera un po' sbarazzata. È una battaglia vera. È una battaglia vera, c'è ancora chi frena, c'è ancora chi frena, e la voglio dire in maniera un po' sbarazzina. Le più note bollicine del mondo, lo champagne, è indietro. Lo champagne, c'è anche una polemica perché ci sono stati dei ritardi, non ha eliminato il glifosato, sa che dovrà farlo, ma fa un percorso lungo. Io penso che ogni tanto noi italiani, che siamo un po' criptodepressi, nel senso che sappiamo vedere i nostri difetti, ma non sappiamo vedere i nostri punti di forza, dovremmo essere un po' più aggressivi, perché lo champagne usa il glifosato, il prosecco no. Questo ragionamento fatto sul glifosato vale per tante altre cose. La collaborazione con Novamont va in questa direzione, non solo sulle bioclastiche, ma anche sui prodotti di origine vegetale, che ovviamente hanno un impatto molto minore. L'utilizzo dell'acqua in maniera intelligente, con le nuove tecnologie, con la microirrigazione. Vengono presentate nel rapporto 10 esperienze che già esistono sulla microirrigazione. Ho in mente, per esempio, l'esperienza di Caprai, che è un altro socio del nostro consorzio, non un concorrente del Prosecco, perché fa rosso, fa, in questo caso fa, a Montefalco, insomma, non allineano le bollicine, diciamo, ecco, mettiamola in questa maniera. La difesa del suolo e la biodiversità, che ha molto a che vedere anche col paesaggio, con quel fantastico scenario che Innocente ha dietro di sé, le emissioni di CO2 e l'energia. È molto importante che un soggetto come Enel X ci cimenti su questo, fornendo servizi, diciamo, anche a questo mondo, fornendo elaborazioni. E poi la chiusura del ciclo, l'economia circolare, i sottoprodotti, il packaging. Tutto questo però non è solo, lo voglio dire in termini di nuovo un po' secchi, non è un atto di bontà. È un'intelligente azione per il futuro, anche dal punto di vista economico. Chi arriverà prima su questi temi sarà più forte. C'è questo rapporto, cioè, ci hanno lavorato in tanti, so che sono collegati con noi Domenico Sturabotti, Franco Guzzi, Marco Freccia ha lavorato. Questo rapporto ci dice quello che può essere un futuro, però ha già radici molto forti nel presente. Io vorrei che il consorzio del Prosecco fosse un po' la testa di ponte di un'Italia che nel mondo del vino sfida il futuro. Posso dire una cosa, già l'annuncio che noi facciamo questa iniziativa, è uscito qualcosa su Wine News, che è una rivista nel settore molto diffusa, ha fatto attivare una serie di altri settori che hanno cominciato a chiamare dicendo anche noi, anche noi, anche noi. Beh, benissimo, il Prosecco faccia da capofila, con coerenza, con lungimiranza. Diceva Seneca che non esistono venti favorevoli per il marinaio che non sa dove andare, e anche in questa terribile crisi l'Italia deve andare in un posto dove fa l'Italia, dove risponde alle sfide del futuro senza perdere la propria anima. Allora, grazie a Ermete Realacci che ci ha fatto capire che in questo rapporto non ci sono criptodepressi, anzi ci sono viticoltori orgogliosi delle scelte che hanno fatto con un certo coraggio rispetto, per esempio, ai cugini francesi. Credo che questa sia anche un po' la prima occasione che abbiamo in Veneto di discutere di vino e di sostenibilità, di qualità, di valore, al di là di quello che è il Vinitaly, che come sapete è stato rinviato di un anno. Quindi anche un'occasione per i colleghi giornalisti che ci ascoltano, poi se vogliono mandare delle domande a Renata Toninato, che poi le raccogliamo e le facciamo. Si è parlato molto di sostenibilità, e chi più di Katia Bastioli, amministratore delegato di Novamont, può parlarcene. Mentre ci preparavamo a questo incontro, lei se ne è uscita con una frase molto bella, dicendo che l'agricoltore è in fondo un ricercatore, è il primo ricercatore, perché ovviamente ha tutto l'interesse che quello che coltiva con grande fatica poi abbia un buon risultato, un risultato che abbia anche un valore. Allora, di terra e di territori, laboratori, parliamo con Katia Bastioli, alla quale diamo un buongiorno. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti quanti per questa iniziativa in un momento come questo, in particolare appunto il Consorzio Innocente Nardi ed Ermete Realacci per aver permesso questa iniziativa. Io credo che questo progetto sia assolutamente emblematico, e in particolare in questo momento,
perché non si esce dalla crisi, non si esce da questa crisi se non si ripensa il modello, e l'esempio di questo progetto mette insieme esattamente quello che dovrebbe essere un modello per ripartire. Infatti si parte da un territorio, noi abbiamo l'esperienza che abbiamo avuto, la grande crisi sanitaria, ma che era preceduta da quella ambientale, ancora prima da quella finanziaria e così via, cioè in pratica grandissime crisi di dimensioni enormi, sempre più frequenti, interconnesse tra di loro, sono l'esempio di un modello che assolutamente non ce la fa più, no? Quindi il cambio di modello è un fatto assolutamente essenziale. Allora, Simbola l'ha detto da tanto tempo, il consorzio pure, noi pure credo, il fatto di le radici nel territorio sono fondamentali e il suolo è un punto fondamentale da cui ripartire. Il suolo per molto tempo è stato assolutamente non considerato, è stato il luogo dove estrarre prodotti senza sapere che invece il suolo è una risorsa non rinnovabile e quindi ogni cosa che facciamo, ogni giorno lo distruggiamo e distruggiamo la nostra vita. La nostra vita è legata al suolo e quindi alla cultura del territorio e quindi la preservazione, ma adesso la rigenerazione del territorio e tutte le attività che girano intorno alla rigenerazione del territorio sono attività positive, perché diciamo qualsiasi attività, quella chimica, quella energetica, quella di produzioni di ogni tipo, se non ognuna di queste attività crea inquinamento e danno al suolo, evidentemente non è sostenibile. Quindi in questa logica noi abbiamo sempre lavorato e per esempio Novamont è una realtà di innovazione, è un pioniere nel settore della biochimica, come ha detto lei stessa. Abbiamo iniziato per primi il lavoro sulla bioeconomia, con quale logica? Quella di mettere a servizio i nostri brevetti per rivitalizzare siti deindustrializzati, quindi in siti chimici distrutti, si poteva fare in realtà cose completamente nuove utilizzando materie prime rinnovabili e facendo prodotti di che tipo? Prodotti che devono servire a non accumularsi nel suolo e nell'acqua, e quindi in questa direzione ci sono due tipi di prodotti che in questo momento stiamo mettendo a disposizione della sperimentazione del progetto, che sono uno, delle bioplastiche, in realtà delle bioplastiche per pacciamatura agricola. La pacciamatura agricola è una tecnica molto importante perché diminuisce la quantità di erbicidi da utilizzare o addirittura le puoi eliminare, protegge il terreno dall'erosione, riduce la quantità di acqua necessaria. Chiaramente il problema delle plastiche tradizionali è quello che poi alla fine della vita utile devono essere tirate via dal suolo con grandi difficoltà e rimangono le microparticelle di plastica. Queste impattano la fertilità dei suoli. I prodotti che abbiamo messo a punto sono prodotti che invece vengono riassorbiti dal suolo. In più gli ultimi prodotti che saranno provati poi in questa sperimentazione sono anche certificati sulla base di un protocollo di IAB, quindi è un prodotto anche che si usa per l'agricoltura biologica e quindi diventa il nutrimento per il suolo e non si accumula. L'altro prodotto che invece proveremo in questa sperimentazione è un formulato a base di acido pelargonico. E volevo dire una cosa, ecco, un'altra cosa importante è che la plastica per pacciamatura utilizza una molecola che è il biobutandiolo, che viene fatta attraverso un impianto in Veneto, che è il primo impianto al mondo che fa butandiolo da zucchero. E anche questo dimostra la catena del valore, cioè la bioplastica non è solo bioplastica che poi si biodegrada, ma è fatta da una filiera integrata nel territorio che ha rimesso in piedi un impianto che era stato abbandonato nel 2006, che faceva lisina. Noi l'abbiamo ripreso, ricambiato completamente, ridato lavoro alle persone in un luogo peraltro critico, perché è la zona di Bottrighe, di Rovigo quindi, e il risultato è di avere quindi la bioplastica non ha soltanto l'effetto di utilizzo, ma di creazione di filiere integrate. E il pelargonico invece, formulato a base di pelargonico, il pelargonico è un erbicida naturale, si fa con un processo, anche questo primo al mondo, e rivitalizza l'impianto di Porto Torres. Il prodotto viene fatto a Porto Torres. Il pelargonico è una molecola naturale che si trova anche nel geranio, eccetera. In questo caso viene prodotto però attraverso un nostro processo innovativo che viene da oli vegetali. E l'effetto è quello di un erbicida naturale che però non attacca la biodiversità, perché il prodotto attacca soltanto, diciamo, e non è sistemico, e quindi brucia la foglia e il germoglio, ma non uccide le radici. Quindi il risultato è un prodotto che si degrada in 48 ore, peraltro,
e quindi diciamo non dà accumulo e quindi è un prodotto molto interessante. Qual è il lavoro che stiamo facendo? Quello di aumentare la resa di questo prodotto attraverso una maggiore attività, creando un formulato che verrà proprio provato in questa sperimentazione. Questo è un sistema da mettere a disposizione, ovviamente insieme agli agricoltori, lavorando insieme anche su come utilizzare questi prodotti al meglio, perché non conosciamo tutto di come ottimizzare poi l'uso di questi prodotti, quindi lavorando, monitorando e lavorando insieme a tutti quanti si può veramente tirare fuori conoscenza per creare competitività del settore, ma anche per creare un modello che può essere venduto nel mondo. Quindi credo che la progettualità comune sia un valore enorme di questo meraviglioso progetto in questo momento particolarmente emblematico. Katia Bastioli, le pongo ancora una domanda, perché quando ci siamo sentiti io e lei ne abbiamo parlato, ma in Europa si parla di queste cose, cioè dell'importanza del suolo, del territorio, del riportare in fondo materia organica pulita nel suolo, quindi restituire qualcosa di originale. C'è stata una lacuna enorme, perché non esiste ancora una direttiva suolo in Europa, mentre esiste una direttiva acqua e una direttiva aria, non esiste una direttiva suolo, però negli ultimi anni, negli ultimi 2-3 anni, si è incominciato a concentrarsi sul suolo. Esiste una mission europea, Mission Soil Health and Food, quindi dedicata al suolo, tra le 5 missioni fondamentali del Green New Deal. Quindi oggi siamo, e questo progetto può essere un progetto molto importante, anche portato all'interno della mission europea, per dimostrare come in Europa si possono fare grandi cose, perché poi anche l'area glyphosate free è molto importante, anche per il Farm to Fork, che è l'altro grande progetto del Green New Deal. Quindi credo che oggi ci sia un'accelerazione enorme su questo. C'è un'accelerazione enorme anche su come riportare materia organica in suolo, quindi anche l'uso del compost pulito è un altro tema enorme, è al centro dell'interesse europeo in questo momento. Noi siamo avanti perché questo progetto può essere un dimostratore proprio per questo cambio enorme a livello europeo che si sta avvenendo proprio in questo momento. Quindi l'Italia può fare da driver. La ringrazio, poi so che lei è all'interno di alcuni di questi organismi e quindi porta sicuramente le competenze italiane in Europa e nel mondo. Stanno anche arrivando delle domande per lei, ma passiamo a Francesco Venturini. Abbiamo detto essere amministratore delegato di Enel X, serve energia naturalmente per produrre questo vino, per lavorare la terra, commercializzarle, ma oggi si può risparmiare, applicare insomma l'economia circolare in tutti gli ambiti. La collaborazione, qual è l'approccio adottato da Enel X proprio nell'ambito dell'economia circolare? Le chiedo Venturini. Allora, intanto grazie dell'invito e ringrazio tutti, specialmente in questo momento particolare abbiamo bisogno di buone notizie e penso che questo report porti a dimostrazione di tutte le attività che si stanno facendo per migliorare la qualità del nostro prodotto, un prodotto che io, ve lo dico con tutta onestà, consumo in dosi quasi esagerate e ho consumato ancora di più in questi 2 mesi che sono stato costretto a stare a casa, per ovvie ragioni. Allora, partiamo da dove nasce questa storia per Enel X. Una delle, direi la ragione principale è il fatto che Enel, come gruppo, è fortemente impegnata nella sostenibilità. Questo impegno è venuto fuori con l'essere, rivelarsi, essere un grande vantaggio competitivo in giro per il mondo. Enel X quindi ha pensato di andare a utilizzare questo vantaggio competitivo per metterlo a disposizione di altre aziende, cercando di portare il know-how nella materia, in particolare nella materia della circolarità, più che a tutti i suoi clienti, perché Enel X è una multinazionale, partendo proprio dall'Italia. Noi riteniamo che il paese in questo momento sia, e l'ho sentito più volte ripeterlo dalle persone che ha parlato prima di me, nelle condizioni di generare forte qualità di prodotto andando a lavorare sull'aspetto della circolarità. Quindi Enel ha sviluppato un programma, in questo caso Enel X ha sviluppato un programma, abbiamo utilizzato un'espressione inglese, mi scuso per questo, ma poi abbiamo necessità e penso tutte le persone collegate hanno necessità di vendere prodotti non soltanto in Italia ma anche all'estero, l'abbiamo chiamata Circular Economy Boosting Program.
Qual è l'obiettivo di questo programma? È quello di misurare, aiutare a misurare e a migliorare il livello di circolarità dei prodotti e dei servizi che produciamo e vendiamo, delle aziende che in questo caso si occupano della produzione del servizio e non solo, non ci fermiamo al settore industriale, ma ci allarghiamo alla pubblica amministrazione. Ora, mi ha fatto molto piacere sentire il Presidente della Regione che ha messo in risalto il concetto della certificazione. La qualità, secondo me, passa dalla certificazione. Anche Ermete ha sottolineato quanto è importante per evitare che ci siano persone che cercano di tagliare gli angoli, come si suol dire, quindi prendere scorciatoie, avere dei prodotti certificati. Ecco, il programma in questo caso è un programma interamente certificato da un'azienda certificatrice italiana, la RINA, che quindi permette a chi lo segue di avere un report che veramente può essere venduto anche al cliente, quindi è un report che esprime fortemente qualità. Ci tengo a sottolineare una cosa per quanto riguarda la circolarità. Si parla spesso di circolarità come un costo, non c'è nulla di più sbagliato. Non c'è nulla di più sbagliato perché invece la circolarità è quella che ti permette di ridurre i costi tramite l'aumento della qualità e quindi anche tramite un'efficiente azione di marketing ti permette di aumentare i ricavi, perché sappiamo che qualità, e l'abbiamo visto con i numeri che prima snocciolava Ermete in termini di quanto si produce di più qualitativamente meglio e quindi si genera maggior valore. E infine, ovviamente, il terzo obiettivo è quello di cercare di lasciare ai nostri figli un livello di sostenibilità ambientale importante. Quindi, prego. Abbiamo detto quindi che la qualità conviene. Enelix, in pratica, come contribuirà con i consorziati, a collaborare con i consorziati? Allora, il nostro obiettivo è quello di costruire con i consorziati, abbiamo parlato tanto di bisogna fare sistema, quello che vorremmo fare è portare un osservatorio e portare l'esperienza, no, di cui parlavo, presso il consorzio e fare in maniera tale che ci sia uno standard di misurazione, perché è importantissimo misurare il livello di circolarità, altrimenti, utilizzo un'espressione molto, molto usata in giro, si parla di greenwashing, sostanzialmente dipingere un po' di verde, certo, le bottiglie di Prosecco. Cosa che il pubblico che compra sta iniziando a imparare che non è una buona politica. Noi dobbiamo dimostrare che il livello di circolarità applicato è il livello giusto, dobbiamo dimostrarlo in maniera certificata, dobbiamo far vedere che la qualità effettivamente ci sta. Quindi da una parte osservatorio che permette di misurare il livello di circolarità, dall'altra, come dicevo, la circolarità e riduzione di costi. Ed Enelix offre, tramite sue soluzioni, in particolare riduzione di costi energetici. Quindi noi avete dei prodotti in particolare? Ma delle soluzioni l'obiettivo nostro è quello di fare un'analisi end-to-end del livello di circolarità, quindi partire da come il prodotto è, tra virgolette, disegnato fino a arrivare a come è commercializzato. E abbiamo la possibilità di suggerire, in questo caso, soluzioni a tutto tondo. È ovvio che noi siamo un'azienda energetica, quindi tendenzialmente cercheremo sempre di più di fornire prodotti che permettano ai consorziati di spostarsi verso energia rinnovabile e in particolare riduzione del costo dell'energia. Quindi, per esempio, banalmente i pannelli solari piuttosto che una mobilità elettrica? Assolutamente, queste sono le soluzioni più comuni, ma non solo. Noi abbiamo in questo momento sistemi di monitoraggio molto sofisticati, noi siamo un'azienda molto digitale, che permettono di andare a fare un monitoraggio continuo di quello che è il consumo e cercare di andare a ridurre il consumo, che può essere autoprodotto o meno, all'interno del proprio ciclo produttivo e fare in maniera tale che, sapendo come si consuma, si possa consumare meglio. Quindi si va dai prodotti un po', diciamo, i più classici, più evidenti, che sono l'esempio del fotovoltaico o della mobilità elettrica che faceva prima, fino a sistemi molto sofisticati, in particolare digitali, che ci permettono di entrare nell'ambito del processo produttivo e far sì che il costo in generale elevato all'energia si possa ridurre in maniera significativa. E quindi, insomma, si possono fare degli investimenti e si ottengono però dei risultati a breve. Allora, credo che siamo
giunti al momento delle possibili domande, chiedo a Renata Toninato di fare da intermediatrice in questa, in questo momento. Allora, è giunta una domanda da Andrea Sette Fonti, Italia Oggi. Una direzione è quella che passa per i vitigni resistenti. Ci sono studi per un glera resistente? Chi risponde? Nardi, immagino. Sì, allora, come consorzio avevamo avviato una piccola ricerca con Innovitis, un istituto di sperimentazione del Trentino Alto Adige. Attualmente credo che il grande progetto che stiamo seguendo con molta attenzione attorno alla glera è quello del CREA, tornando al polo di ricerca che sarebbe il centro di ricerca vitivinicolo di Conegliano, guidato dal direttore Velasco, che in questo momento sta sviluppando proprio un progetto ampio, molto interessante, di ricerca di viti resistenti appunto di glera. È un progetto che comunque non darà risultati a breve, ma nel medio e lungo termine. Si parla di questo anche nel report comunque. Prego, sì, ci sono degli, c'è un'analisi, sì. Sì. C'è un'altra domanda, sempre rivolta al presidente Nardi, da parte di Maria De Svaldi, direttore dell'osservatorio WOS Wine Observatory Sustainability, che dice se il consorzio ha individuato un metodo scientifico per misurare i propri impegni di riduzione, ad esempio della CO2, di misurazione degli indicatori di sostenibilità, e ringrazia i complimenti della presentazione. Ma questo è, sì, questo è il percorso che avvieremo adesso, soprattutto grazie anche alla collaborazione e agli stimoli che arriveranno da NLX. L'obiettivo è proprio quello di focalizzarsi su quelli che sono altri temi legati alla sostenibilità, considerando che fino a ieri eravamo concentrati proprio nella riduzione della chimica. Adesso ampliamo con questo progetto, con questa collaborazione con Simbola, ampliamo l'approccio della sostenibilità a 360 gradi, e questo sarà uno dei temi che affronteremo. Nel frattempo che non sono arrivate altre domande dalla stampa, c'è comunque una partecipante che vuole fare una domanda alla dottoressa Bastioli. Come impatta la biochimica sullo sfruttamento del suolo? Produrre zucchero o altre basi organiche per produrre composti chimici verdi è sempre conveniente dal punto di vista della sostenibilità? Grazie, grazie per la domanda. Certamente se si utilizzano materie prime come gli zuccheri per produrre in massa plastiche di tipo tradizionale, per esempio rifare il polietilene da zuccheri, ha poco senso. Nel momento in cui però si fanno prodotti che vanno a sostituire, a diminuire i volumi e a creare invece delle sinergie, e in particolare per esempio laddove ci sono dei problemi di inquinamento, come nel caso nell'agricoltura, di plastiche in agricoltura, lì il senso è altissimo, non solo, ma il volume di bioplastiche oggi ha 0,01 qualcosa per cento dell'utilizzo delle materie prime agricole per uso industriale. Detto questo, è però molto interessante quello che stiamo cercando di fare, cioè quello di sfruttare, tra l'altro è un altro progetto veneto questo, di sfruttare, data la tecnologia da zuccheri, di ragionare sugli zuccheri di altra generazione. Per esempio il progetto che stiamo portando avanti con Fater, che sta diventando una concretezza, è quella insieme a Contarina, che è un'altra realtà veneta. Contarina, il processo di Fater, prende pannolini e tira fuori le cellulose di scarto dei pannolini. Noi le stiamo utilizzando, le stiamo trasformando in zuccheri, e quindi il biobutandiolo che serve a fare la bioplastica, in realtà ne abbiamo prodotto una certa quantità già da cellulose di scarto dei pannolini. Questo è per dare l'idea della logica della circolarità. Quindi il concetto è mettere la logica è quella di creare dei progetti che creino innovazione incrementale indotta. E quindi sono dei laboratori a cielo aperto in cui connessione tra settori che non si parlavano, qui c'è il settore dei rifiuti, il settore dei pannolini, il settore della chimica e delle biotecnologie, il settore dell'agricoltura, sono tutti connessi tra di loro, e quindi l'uso degli scarti è la grande opportunità, scarti intelligenti che devono essere utilizzati per prodotti ad alto valore aggiunto, e poi l'energia come ultimo elemento.
dal punto di vista dell'uso delle dei prodotti, degli scarti. E questo anche gli scarti agricoli e vinicoli potrebbero essere interessanti anche da questo punto di vista, e sono interessanti anche da questo punto di vista. Posso quindi dire una cosa? Sinergia, prego. Renata, volevo dire, Katia ha introdotto un tema di grandissimo interesse, perché siamo, e che incrocia un po' le cose che diceva prima Venturini, cioè in questi percorsi c'hai due processi di valorizzazione. Uno, valgono di più i prodotti, c'è un valore anche simbolico dei prodotti, quel paesaggio che ha dietro innocente, se venisse visto dagli acquirenti del prosecco varrebbe già qualche prezzo, un prezzo più alto, diciamo, per quel prodotto. L'altro è la riduzione dei costi. Siamo in una delle zone che ha la massima efficienza dal punto di vista delle raccolte differenziate. In provincia di Treviso ci sono 100 comuni che sono sopra l'80% di raccolta differenziata. Questi comuni fanno pagare ai cittadini una tassa sui rifiuti che è più bassa, per esempio, di quello che pagano i cittadini di Roma o di Napoli, perché hanno prodotto un processo più efficiente, hanno creato una filiera più virtuosa che, come diceva Katia, addirittura grazie alle cose che fa Novamont, arrivano a dei livelli quasi da, diciamo, fantaeconomia, diciamo, e quindi, diciamo, sono queste politiche sono politiche win-win, sono politiche in cui ci guadagnano tutti se fai, diciamo, le cose per bene, ecco, voglio dire. E questo è un po' il senso anche dell'azione di cui stiamo ragionando sul vino. Stiamo parlando di un'azione alla fine della quale il prosecco delle colline di Conegliano Valdobbiadene varrà di più, anche perché ha fatto questo percorso. Non c'è dubbio, questo è vero, è faticosa la raccolta differenziata, bisogna pensare. E, come no? E aggiungo, Maria Pia, aggiungo che per chi non lo sapesse, quando arrivi l'80%, i pannolini e i pannoloni non sono poca parte di quello che rimane, perché insomma... No, però da soddisfazione sono difficili da smaltire. Non c'è dubbio. Renata? Sì, c'è un'altra domanda per il Presidente, da Francesco Pastro di QDP News. Si parla di ridurre le rese per la vendemmia 2020. Quanto è importante differenziare le zone delle rive eroiche, dove il lavoro si effettua per il 95% a mano, rispetto alle zone pianeggianti? Si creeranno disparità? Allora, stiamo parlando chiaramente di un territorio che è appunto quello collinare, dove è la matrice del fenomeno Prosecco, dove è nato il successo del Prosecco. Sono 15 comuni, il Prosecco sta diventando un elemento di traino dell'intera enologia, ma qui è nato un fenomeno veramente italiano che si è espanso nel mondo. Io credo che in vista anche della prossima vendemmia ci sia sempre più la volontà di posizionare il Conegliano Valdobbiadene e il Prosecco Superiore in un segmento sempre più premium, sempre più alto, e le rive, cosiddette vigne eroiche, dove i nostri viticoltori veramente si spaccano la schiena per coltivarla. Parlavo prima con Maria Pia Zorzi, uno dei problemi sarà quello, ad esempio, della raccolta della vendemmia, perché qui non è possibile introdurre le macchine vendemmiatrici. Qui dobbiamo farlo tutto a mano, e sicuramente il Consiglio di Amministrazione, commissioni tecniche, tutti i produttori stanno affrontando il tema con molta attenzione, con la volontà di valorizzare il lavoro, l'impegno e la qualità. Questi sono sicuramente gli obiettivi che ci porremo in vista della prossima vendemmia. Renata? Certo. Allora, c'è una domanda da un produttore. Da viticoltori siamo preoccupati dalla gestione dell'acqua. Nelle colline del Conegliano e Valdobbiadene l'irrigazione sta diventando indispensabile per la produzione di qualità. Altro tema, la rigenerazione ambientale. Non basta più essere bravi ecologisti, rispettosi dell'ambiente, ma bisogna ricostruire, rigenerare l'ambiente, ad esempio ripiantando alberi per assorbire CO2 ed emettere ossigeno nell'atmosfera. Lo studio di Simbola come affronta queste tematiche? Ci sono, come dicevo prima, 40 tecniche che vengono presentate e 10 esperienze. Comunque il terreno è quello, oltretutto noi non abbiamo parlato perché non, insomma, è un terreno anche difficile, anche se è stato toccato, diciamo, in maniera laterale quando si è chiesto anche sull'evoluzione dei vitigni, no? Noi abbiamo un problema, i produttori francesi stanno comprando terreni nel Galles perché hanno paura
o hanno la previsione che i mutamenti climatici spostino in qualche maniera le aree vocate del vino. Quindi quel ragionamento da farsi sull'azzeramento del bilancio di CO2 emessa, sulla riduzione dei consumi energetici, sulla circolarità dell'economia, è un pezzo del ragionamento. Noi dobbiamo frenare anche per questo i mutamenti climatici. I mutamenti climatici significano per un paese come l'Italia problemi su tante culture, no? Fra queste quella del vino, e una delle aree critiche è proprio quella dell'acqua, no? Quindi sono d'accordo con lo spirito della domanda, bisogna mantenere il paesaggio, in questo aiuta anche l'UNESCO. Per UNESCO il fatto che sia un sito UNESCO impedisce, diciamo, che si degeneri in monoculture che sono anche più delicate e più brutte anche esteticamente, non cambiano, diciamo, la natura di quel famoso paesaggio che Nardi ha diciamo dietro di sé. E poi bisogna usare tecnologie che affrontano queste criticità, per esempio ridurre l'uso dell'acqua anche con tecnologie più attente, più avanzate, appunto con la cosiddetta viticoltura di precisione, è importante, così come salvaguardare forme di produzione tradizionali come la viticoltura eroica, ma salvaguardarle significa anche far valere di più quel prodotto, cioè, per capirci, quel prodotto non può valere quanto il prosecco di pianura, perché il prosecco di pianura è una commodities, cioè è una cosa che fai in maniera meccanizzata, buono pure quello, per capirci, ma deve valere di meno. Devo dire che a tutti, che siccome riceverete il report, se avrete la pazienza e l'attenzione di leggerlo, ci sono veramente indicate molte soluzioni che sono già praticate, probabilmente non da chi ci ha posto la domanda, ma da altri, perché si sono già messi alla prova utilizzando questi sistemi. Renata. Lorenzo Sciadini, Circular Camp, simbola fa studi molto utili e le grandi imprese come Novamont o Enelix Innovazione Illuminata, ma com'è possibile, magari sfruttando il post-Covid, stimolare le micro e le piccole imprese ad interarsi finalmente all'innovazione e abbracciarla per una più rapida transizione all'economia circolare? Grazie e bravi. Noi cerchiamo sempre di tenere assieme i grandi e i piccoli, cioè adesso se posso fare un passaggio quasi di marketing, diciamo, l'adesione al simbola oscillano fra i 10.000 euro all'anno e i 50 euro all'anno. 50 euro all'anno perché anche l'artigiano più piccolo o il comune di 500 abitanti può partecipare a una sfida comune. Questo lo facciamo perché sappiamo bene che l'Italia è forte quando appunto mette in rete le sue qualità, no? E noi abbiamo esperienze straordinarie, per esempio uscirà martedì prossimo un numero speciale, diciamo, insomma, una parte importante di Buone Notizie, che è questo supplemento del Corriere della Sera, sarà dedicata a una raccolta di storie che sta facendo Simbola assieme al Sacro Convento di Assisi, nell'ambito del Manifesto di Assisi, sulle imprese che stanno collaborando nella lotta al Covid e sta seguendo su Rabotti queste storie. In queste storie troverete Vacchi, la Maserati, ma troverete anche il sarto artigiano di Ginosa di Puglia, no? Che sta lavorando in questa direzione. La stessa cosa vale per la circolarità, vale per il risparmio energetico. Ovviamente è molto importante che ci siano delle reti che aiutano i più piccoli a accedere anche alle informazioni. Noi cerchiamo di farlo. Renata, non so se ci sono altre domande, perché io vedo illuminata la Q&A. Sì, infatti, però volevo dire appunto che facciamo magari le ultime due, dato che il tempo ormai, la fine sta arrivando, e mi dispiace magari non rispondere a tutti, in ogni caso scriverò nella chat i riferimenti per il consorzio del Conegliano Valdobbiadene, i riferimenti per Fondazione Simbola, alle quali potete appunto chiamare e contattare per rispondere poi alle vostre domande. Un'altra domanda è di Alessio Magoga, l'azione per Katia Bastioli. Mi ha colpito molto il riferimento all'analisi del suolo, che in passato a livello europeo è stata poco considerata. Anche dal mio punto di vista è un'azione di grande importanza, non solo per il prosecco. Ci si può attendere l'individuazione di standard di analisi che possano essere riconosciuti come oggettivi da tutti i soggetti interessati, agricoltori e ambientalisti? In un tempo in cui le conclusioni scientifiche non sono sempre ritenute da tutti valide allo stesso modo, vedi il fenomeno coronavirus.
Sì, sicuramente c'è una buona possibilità, perché in realtà il lavoro che si sta facendo in questo momento è molto accelerato e il Mission Board Soil Health and Food sta lavorando moltissimo su questo punto e arriverà un documento, credo fra qualche fine mese, credo, in cui gli esperti di suolo, che peraltro sono stati messi insieme da tutta Europa, hanno definito alcuni punti critici. Uno di questi è sicuramente il contenuto di carbonio nel suolo, che è anche una cosa semplice da considerare e su cui è basata anche la biodiversità e tutto quello che ne conviene. E quindi anche la connessione con il compost di qualità, che in Veneto, tanto per ritornare al nostro progetto, come diceva prima Ermete, discorso contarina, piuttosto che ha una produzione molto interessante. Quindi il concetto è che i parametri, è vero che ci sono tantissime realtà diverse su questo tema, ma è vero che la Mission Board Soil Health and Food ha proprio questo obiettivo, quello di mettere insieme gli argomenti. E non solo, ricordiamoci che anche c'è la nuova programmazione agricola, la nuova PAC, anche questa io credo che dovrà dare delle risposte in questa direzione, quindi fare in modo che l'agricoltore che conserva il suolo e che porta materia organica in suolo debba in qualche modo essere valorizzato e riconosciuto, perché questo è un tema fondamentale senza il quale non si esce, secondo me. E comunque credo che il tema è molto accelerato e quindi abbiamo il dovere anche di fare un engagement dei cittadini su questo tema, perché il suolo, non solo il suolo agricolo, ma il suolo in generale, l'uso del suolo, è un tema di una importanza enorme in un paese come il nostro, che è sottoposto a cambiamento climatico, a poco terreno, perché comunque da dedicare all'agricoltura, eccetera, e quindi abbiamo bisogno assolutamente di proteggere il suolo e di non utilizzarlo, non sigillarlo e non distruggerlo per sempre. Il cambiamento climatico accelera, tra l'altro, i fenomeni di degradazione del suolo, quindi è un argomento di primaria importanza e deve essere nell'agenda di tutti al primo posto. L'ultima domanda prima delle conclusioni, Renata. Sì, ultimissima. Grazie. Gianni Favero, ANSA. Buondì, un'operazione della magistratura di ieri ha posto in rilievo infiltrazioni di organizzazioni che operano con il modello del caporalato e che vede coinvolte fra i soggetti fruttori della manodopera anche aziende del Prosecco Trevigiano. Ci sono strumenti per monitorare il rischio da parte del consorzio? Nardi. Ma strumenti concreti non ce ne sono, anche se la nostra realtà è una realtà molto, molto piccola e ci rendiamo conto che grazie anche alla frammentazione aziendale, noi abbiamo un'azienda media che ha circa 2 ettari di vigneto, quindi lo possiamo come dire, riscontrare quotidianamente nelle nostre vigne. D'altronde ci sono 3.300 viticoltori che quotidianamente circolano nel territorio. Da quello che posso dire rispetto al territorio che conosco specificatamente io, chiaramente questo fenomeno non interessa i comuni che appunto sono quelli della DOCG. Certamente, grazie anche a quello che è successo, quello che riportano oggi i giornali, aumenterà l'attenzione verso questo fenomeno che non vogliamo che arrivi nella zona del Conegliano Valdobbiadene. Non ci deve appartenere e lavoriamo per combatterlo insieme, tra l'altro ho visto alle associazioni di categoria, in modo particolare all'attenzione del prefetto di Treviso. C'è stata subito la reazione. Allora, Renata, ti faccio una domanda. Possiamo avviarci alla conclusione, perché poi le altre risposte, le altre domande e risposte saranno state, saranno evase via mail? Esattamente, sì. Bene. Allora, sono le 11:30 passate da qualche minuto. Per alcuni questa è un'ora da caffè, per altri, soprattutto in Veneto, sarebbe proprio un'ora da prosecco. Allora, se idealmente ognuno dei nostri relatori avesse in mano un calice di prosecco, e partirei a rovescio, da Venturini, che cosa vorrebbe augurare al consorzio, a Simbola, a tutti noi che stiamo un po' combattendo con questo coronavirus? Venturini, così poi ci salutiamo. Brevissimamente vorrei approfittare, perché vedo una domanda interessantissima, come potremmo andare a affrontare i gravi problemi di liquidità delle aziende nei prossimi mesi. Allora io vorrei sottolineare qua dentro, alzando il calice, che tutto questo discorso che abbiamo fatto di qualità e di circolarità è un investimento che l'Enel fa con gran piacere
direttamente lui all'interno di quest'area, e l'obiettivo è proprio quello di sedersi insieme a tutti gli operatori del consorzio e fare in maniera che l'italianità di questa iniziativa ci possa portare a tutti gran valore in futuro. Grazie Venturini. Katia Bastioli, sperando che non sia astemia, Katia. Dottoressa. Non sono una grande bevitrice perché sopporto poco, però l'alcol, però il prosecco sì. E quindi? Diciamo che brinderei al fatto che l'Italia e questa realtà facciano da driver per un cambio epocale per l'Europa, cioè non un fanalino di coda, ma driver di innovazione su campo e per l'Europa. Quindi la crisi come motore per scatenare la nostra fantasia, la nostra vitalità e le nostre attività, mettendole a sistema e facendo in modo di essere driver per l'Europa. Grazie a Katia Bastioli, quindi saliamo tutti su questa automobile ben motorizzata dell'innovazione, andiamo da Ermete Realacci e poi chiuderemo con Nardi. No, ma sono d'accordo con Katia, no, io penso che noi abbiamo molto da cambiare, molto da innovare, ma partiamo da un'Italia che c'è. Nel manifesto di Assisi, peraltro, che è stato firmato anche Katia Bastioli, è una delle promotrici, è stato firmato anche da Nardi, da Venturini, e che è leggibile e sottoscribile sul sito di Simbola, c'è scritto che non c'è nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c'è in Italia. Abbiamo un mare di problemi, non dobbiamo soltanto enunciarli ma affrontarli, ma dobbiamo partire dai punti di forza. Ecco, con questo percorso il prosecco di Conegliano Valdobbiadene si evidenzia come un punto di forza di un'Italia in cambiamento che fa l'Italia, diciamo, che quindi può affrontare la crisi climatica, il rilancio dopo la crisi prodotta dal coronavirus, senza perdere la propria anima. Grazie Demetrio Realacci. A Innocente Nardi potrei addirittura chiedere con quale tipo prosecco di superiore di OCG è pronto a brindare, ma qui direbbe il suo. Sentiamo allora, se si vede Nardi, se si vede ho il calice del Conegliano Valdobbiadene, Conegliano Valdobbiadene prosecco superiore, la bottiglia istituzionale del consorzio che idealmente rappresenta tutti i 182 imbottigliatori. L'augurio e la sfida che facciamo è proprio quella di pensare alla vendemmia 2020, ma consapevoli che c'è anche la vendemmia 21, 22 e 23 e a seguire. Quindi la sfida che i produttori lanciano da questo territorio è quella di guardare alle generazioni future e alla scommessa di unire qualità e valore per un prosecco superiore. E allora grazie a tutti i nostri relatori, grazie a Renata Toninato per la collaborazione, grazie ai colleghi giornalisti per le domande, a tutti i viticoltori che ci hanno seguito, l'augurio è quello di continuare a brindare. Buona giornata a tutti, grazie. Grazie. Buona giornata. Buongiorno. 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 E grazie a tutti. Anche a te, Maria Via. Esatto.